Sì, ce ne siamo fatti già idea anche nei giorni prima. Abbiamo fatto dei sopralluoghi in 20-25 comuni dell'area del cratere e anche qualche comune fuori dal cratere per l'individuazione di aree attrezzate per fare i campi di assistenza alla popolazione e le aree di ammassamento. E molti comuni, su 25 comuni, alla fine siamo riusciti a trovare solo 7 aree idonee presso 7 campi di calcio. Le altre non erano idonee o non esistevano, per svariati motivi non idonee, o perché in area affranti, soggetta a frana, o area alluvionale, o per viabilità di accesso esigua, non, diciamo, percorribile per i mezzi di soccorso. Questo è già un primo risultato, che è un successo per noi, per l'esercitazione, però è un monito per il futuro. Da domani dobbiamo lavorare perché questi comuni si dotino di aree idonee. E questo perché? Questa è un'area altamente sismica, come avete visto negli scenari, e quindi non è possibile questa carenza di aree attrezzate per l'assistenza alla popolazione. Perché nel primo scenario che si verifica dopo un terremoto è l'inagibilità di un 10, 20, 30% di abitazione e quindi la necessità di trovare degli alloggi e l'alloggio unico, il primo è la tenda, poi verranno gli altri. E questo è ancora più importante se si pensa che siamo un'isola. L'isola deve dare soccorso a se stessa nelle prime 24-48 ore. Lavoreremo di concerto con i singoli comuni, col Dipartimento Nazionale, per reperire delle aree idonee. Dobbiamo trovarle, anche se in fase progettuale. Poi il potenziamento della struttura di protezione civile, che si è rivelata inidonea in altre aree. Altra osservazione che volevo fare è che il soccorso può arrivare nelle prime 48 ore solo dalla Sicilia, quindi potenziare anche le colonne mobili regionali, tutto il sistema di materiali, mezzi, che è disponibile immediatamente. C'è una colonna mobile da Catania, può arrivare in 3 ore, mentre da Milano o da Napoli o da Bologna non può arrivare. Quindi il modello che noi abbiamo previsto è quello che oggi abbiamo messo in campo: 13 colonne mobili da 13 punti della Sicilia, formazione di 8 campi, di 8 aree di ammassamento, per verificare quindi questo primissimo soccorso. Ma, mi scusi, Dopo, per realizzare quanto lei sta dicendo occorrono dei fondi. Questi fondi dove verranno trovati? questo materiale già lo abbiamo, noi abbiamo un'accoglienza per circa 2.000 persone, per 2.000 sfollati. I fondi sono quelli a cui noi attingiamo, sono quelli europei, a cui abbiamo già attinto e attingeremo nel futuro. E la nostra intenzione è fare dei debriefing strutturati per settori, per argomenti, in modo tale da evidenziare le cose che ovviamente saranno oggetto del lavoro dei prossimi mesi. È ovvio che già conosciamo un po' quelle che sono le problematiche principali che sono proprie di questo territorio, ma non solo di questo territorio. Nel momento in cui un evento sismico importante colpisce un'area densamente abitata, quindi c'è il tema delle infrastrutture, c'è il tema del collegamento in questa parte d'Italia, no? Il ragionamento sulle strade, il ragionamento sulla via del mare, insomma, tanti sono i ragionamenti sulla parte sanitaria che si faranno a valle. Già è emersa qualcuna di queste criticità, come è importante anche il tempo di trasferimento dei soccorsi, perché certamente c'è una parte che si attiva a livello locale, molto bene sta facendo Regione Siciliana, molto bene sta facendo Regione Calabria, però poi c'è un tema di arrivo di altre forze che in questa parte d'Italia può essere un problema con eventi sismici. Le tende in un evento sismico, la storia ce le insegna, è il primo momento comunque. Le aree attendate, poi è chiaro che dipende anche dal periodo dell'anno, è difficile evitarle anche perché i cittadini naturalmente vogliono stare vicino ai propri beni, questa è una cosa che l'esperienza ci dice. È ovvio che nei momenti in cui si ha a che fare con aree densamente abitate anche l'attendamento è complicato. Ricordiamoci che eventi importanti come quelli che stiamo simulando, poi in genere sono accompagnati anche da quei cosiddetti aftershock, no? Quindi sismi che continuano e quindi c'è un tema anche di paura, nel senso di anche chi ha l'abitazione agibile magari in un primo momento non si sente di tornare a casa, quindi sono tante le questioni che si devono analizzare. L'area tendata da sempre è comunque una delle prime
soluzioni, poi ripeto, dipende anche dal periodo dell'anno, dipende da tante condizioni. Allert, quante persone hanno aggiunto effettivamente? Allora, guardate, il sistema di T-Alert è un sistema che garantisce, tra le altre cose, come previsto, anche il tema della privacy, quindi non c'è un ritorno specifico su ogni singolo telefono questo o cellulare, questo dobbiamo dirlo con chiarezza perché è uno degli elementi che poi è anche dibattuto quando si usa il cosiddetto cell broadcast, che è questo sistema, ovviamente non solo italiano, noi ci stiamo confrontando anche con altri paesi europei. Noi faremo dei debriefing anche con gli operatori, sappiamo che in molti casi il messaggio è arrivato, in qualche caso il messaggio non è arrivato, quindi ancora di più dovremo capire dal punto di vista infrastrutturale perché in alcuni casi arriva, in alcuni casi non arriva, per questo si fa un periodo di test e per questo noi stiamo stressando, è la prima volta che si fa ad una popolazione così ampia, più di 500.000 persone. Noi avremo delle stime, ma non sapremo il singolo telefono se è stato raggiunto, questo bisogna dirlo con chiarezza perché il sistema funziona così. Per cui vorremmo ragionare con gli operatori per capire se è un problema infrastrutturale o quale altra natura, se è un problema di apparecchiature, ma questo lo faremo dopo. L'importante è che abbiamo testato la tecnologia. È la prima volta, lo sapete, l'abbiamo fatto anche nell'esercitazione, abbiamo fatto ad aprile sulle isole Eolie, abbiamo già fatto un test, è la prima volta che lo facciamo, come dire, in maniera veramente ampia e sarà interessante capire appunto tecnologicamente come ha funzionato e soprattutto capire se riusciamo a capire con gli operatori laddove non ha funzionato perché. Perché nel momento in cui questo sistema sarà operativo, speriamo il prima possibile, ma dobbiamo avere delle garanzie per evitare, come dire, errori importanti.